Spegni l'auto. Tira il freno a mano. Tira la leva di apertura del cofano e aprilo. Togli la copertura del motore. Apri il tappo dell'olio. In tal modo l'olio scorrerà più facilmente quando lo farai uscire. Per cambiare l'olio bisogna sollevare la parte anteriore dell'auto per accedere al bullone del serbatoio dell'olio. Solleva la parte anteriore dell'auto e appoggiala sui cavalletti. Ti consigliamo comunque, prima di iniziare, di guardare la nostra guida sollevare l'auto in sicurezza. Adesso puoi rimuovere il basamento di plastica, se c'è, per accedere al bullone del serbatoio dell'olio. Per farlo, usa una chiave a bussola e una bussola da 10. Procurati un contenitore di raccolta di liquidi. Anzi, puoi costruirtene uno. Guarda il video Come costruire un contenitore di raccolta di liquidi. Preparati prima con un bidone per il recupero dell'olio. Usa la chiave per sbloccare il bullone del serbatoio dell'olio. Poi finisci a mano. Fai attenzione sugli ultimi giri, perché l'olio potrebbe sgorgare all'improvviso. Fai uscire l'olio per 10 minuti. Sostituisci il bullone con uno nuovo e avvita quello nuovo. Inizia a mano. E finisci con la chiave, ma senza esagerare. Quando cambi l'olio, devi cambiare anche il filtro. Per accedere al filtro dell'olio, bisogna rimuovere il condotto d'entrata dell'aria. Rimuovi il condotto d'entrata dell'aria staccandolo delicatamente da una parte e dall'altra. Sposta il contenitore per recuperare l'olio che cola mentre smonti il filtro. Sposta la mano sul filtro dell'olio. Sbloccalo girandolo in senso antiorario. Dovresti poterlo sbloccare a mano, ma se non ce la dovessi fare, guarda la guida, svitare un filtro dell'olio bloccato. Quando esce, giralo verso l'alto per evitare di spandere l'olio. Confronta il filtro vecchio con quello nuovo e assicurati che siano identici. Prendi il nuovo filtro e ungi con un po' d'olio la guarnizione, dalla parte della vite. In tal modo eviterai che il bullone faccia troppo attrito sul blocco motore, il che potrebbe compromettere la tenuta stagna. Riavvita il filtro fino a che non tocca. A quel punto, afferralo bene e stringi per mezzo giro. Rimetti a posto il condotto d'entrata dell'aria. Rimetti a posto la protezione. Adesso bisogna rimettere l'olio nel motore. Per questa operazione bisogna essere attenti e precisi. Per cominciare, rimetti l'auto al suolo, perché la verifica del livello dell'olio va fatta con l'auto orizzontale. A questo punto bisogna aggiungere olio al motore.
All'inizio mettici il 90% della quantità necessaria. In tal modo potrai tenerti un buon margine per correggere il livello. Nella descrizione del video trovi la quantità esatta necessaria per la tua auto. Chiudi il tappo di riempimento, accendi il motore e lascia acceso per 5 secondi, così il filtro dell'olio si riempirà. Estrai l'asta di controllo dell'olio e puliscila. Rimettila. Estraila e controlla il livello dell'olio. Il livello ottimale è vicino al massimo, ma attenzione a non superarlo. Regola il livello misurato fino ad arrivare a quello ottimale. Operazione conclusa.